Buongiorno e benvenuti nella seconda puntata di Into the Wild. Oggi vi porterò a vedere cos'è un bivacco. Saliremo per circa 1000 metri lungo un percorso di 3,5 km. Non so se riesco a mostrarvelo, ma questa mattina fa freschino. Solo meno 11 alle 7:30 del mattino, i bollettini dicono che a 2000 metri fa meno 20 e noi andiamo proprio a 2000 metri. Il sole non è ancora sorto, fa molto freddo, questa è la montagna che mi piace. Andare quando non c'è veramente nessuno, quando non si incontra anima viva per tutto il percorso. Molto presto al mattino perché è bello poi arrivare presto sulle vette e vedere il sole. In cima ci aspetta il bivacco Madonnina che è stato recentemente rifatto dalla SAT. Quindi sono molto curioso di vedere com'è questo nuovo bivacco. Faremo un room tour all'interno del bivacco, come fanno le web star, no? I ragazzini o le ragazzine che fanno il room tour della loro cameretta. Ecco, noi facciamo il room tour del bivacco oggi. Il sentiero è ripidissimo, sotto è completamente congelato e sopra è ricoperto da uno strato di foglie molto spesso. Sono costretto a camminare con i piedi che passano sotto le foglie perché altrimenti scivolo continuamente. È davvero durissima questa salita. Ok, il sole sta illuminando la vetta dove dobbiamo arrivare e io sinceramente non vedo l'ora di essere lassù per godermelo tutto. La selva è l'ultimo posto buono per prendere la legna, dopo ci sarà solo vegetazione molto bassa, per cui adesso mi vesto un attimo perché tira un vento abbastanza forte e poi raccogliamo un po' di legna. Come si raccoglie la legna? È sufficiente un pezzo di corda come questo, si stende la corda a terra e poi prima si appoggiano tutti i bastoni grossi e poi sopra si appoggiano quelli più fini. Alla fine si chiude la corda e si lega lo zaino. Ok, è tutto bello fisso e adesso si torna a salire. Vorrei ringraziarvi tutti per aver commentato alla prima puntata di Into the Wild. Sono contento che queste iniziative vi piacciono. Io sono molto felice di portarvi con me in queste avventure. Mi fate compagnia e poi in qualche modo soddisfo la curiosità che avete nel vedere i posti che frequento, i giri che faccio in montagna. Godetevi questa seconda puntata di Into the Wild. Ci vediamo tra qualche metro di dislivello in più. Da questo momento in poi inizia un piccolo pezzo attrezzato con scalette di ferro e cordini. Ci rivediamo dopo questa piccola scalata. Non ci credo, incontriamo finalmente il primo raggio di sole. Eccolo là, che meraviglia. Eccoci. Ah, finalmente il sole e là dietro si vede il bivacco. Quello è il picco della Madonnina. Vedo che c'è gente al bivacco, per cui saranno contenti di vedermi e del fatto che ho portato un po' di legna.
ragazzi, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questo vlog. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i nuovi video che usciranno. Se questi video, questi vlog in montagna vi piacciono, mettete un bel pollice in su. E come sempre vi ringrazio per avermi seguito. Utan, panamus,